Costiera Niazzurri e niente, beh, devo dire che la situazione da noi è stata gestita male, nel senso che i dispositivi di protezione sono stati dati in ritardo. Io stessa sono stata la prima a mettere la mascherina perché ho sentito che stava arrivando questo virus. Sapendo, mi sono informata sapendo che le persone anziane sarebbero state quelle più colpite, no? Come è già successo in altri posti, io ho preso questa iniziativa di mettermi la mascherina e sono stata praticamente chiamata e mi sono sentita dire no, non vi voglio vedere con la mascherina in giro perché è solo un'influenza, non succede niente. E poi dopodiché alcuni ospiti hanno cominciato ad avvertire un po' di febbre, hanno cominciato a non mangiare, noi eravamo molto spaventati, infatti io poi ho chiamato il sindacato e questo è intervenuto, grazie a Dio, e ci è stata data una mascherina avvolta in un sacchetto di plastica, però dicendo questo serve solo per l'emergenza, non mettetela, cioè una presa in giro, perché tu mi dai un dispositivo di protezione che serve a tutelare me e anche agli ospiti, alle persone anziane, e mi dici mettilo via, non usarlo, non ti voglio vedere però con la mascherina, finché non c'è l'emergenza. L'emergenza c'era già. Comunque, noi grazie al sindacato abbiamo insistito per questi dispositivi, comunque sono arrivati sempre in ritardo. Da noi sono venuti a mancare purtroppo una cinquantina di persone, una cinquantina di persone, è stata una strage, un dolore. E poi adesso, come sono mancati tante persone, tanti ospiti, abbiamo sentito che voi dovete lavorare in meno perché sono meno ospiti, quindi il personale non serve. Come non serve? Cioè, il virus c'è ancora. Gli ospiti che sono rimasti hanno bisogno ancora di più attenzione, stare più indietro perché non hanno fame, si fa fatica a darli da bere perché non vogliono bere, quindi deve avere molta pazienza, ma dobbiamo essere anche, non dico in tantissime, ma dobbiamo essere il personale adeguato per poter seguire queste persone che hanno tanto bisogno. Però loro dicono, no, sono meno 50 ospiti e voi siete in troppi. No, non siamo in troppi, cioè, io dico, come ho detto anche al lavoro, sono delle persone, sono degli esseri umani. Hanno dei bisogni, non sono scatole, noi non lavoriamo in una fabbrica, lavoriamo dove ci sono delle persone che stanno anche poco bene, già non vedono i loro parenti, già soffrono tristezza, già capiscono, perché loro capiscono che magari il vicino, la sua vicina di camera, quella che era di fronte non c'è più, capisce che non c'è più. Quindi questo è un disagio per tutti. Poi anche per noi stessi, perché abbiamo lavorato sempre con la paura, sempre con questo, ci dai la mascherina, ci dai il tutone, ci dai il camice, e non ci sono, oppure dovete aspettare, oppure tenetevi quello e usatelo magari finché dura, cioè è un virus, io non posso, cioè, non posso usare un dispositivo di protezione che ho usato già da 2 giorni per un'altra settimana. Poi è stata seguita malissima la situazione, infatti sono venuti a mancare tanti ospiti, i miei colleghi si sono ammalati, quindi diciamo che la situazione è stata abbastanza dura, molto dura. Adesso farci sentire, siete in troppi, quindi magari si pensa a lasciarvi a casa, questo è troppo, cioè, non esiste una cosa del genere. Noi siamo delle persone, gli anziani che assistiamo ogni giorno sono delle persone. Sentirci dire, siete in troppi, quando c'era l'emergenza dovevamo lavorare, adesso che l'emergenza un po' si è calmata dobbiamo stare a casa, cioè è ingiusto tutto questo. Grazie. Grazie, la parola a Cinzia, figlia di un ospite.